Lenny Kask. Se ti ricordi, mi hai promesso di raccontarmi la tua storia, disse Alice. E perché ho di tanto i ga e i ca? Aggiunse in un soffio, quasi temendo di offenderlo di nuovo. Il mio è un lungo codazzo di miserie, disse il topo sospirando, volgendosi ad Alice. Ah, per essere lungo, è lungo davvero, disse Alice abbassando lo sguardo meravigliato sulla coda del topo. Ma cosa c'entrano le miserie? E cominciò ad almanaccarci sopra mentre il topo raccontava. Ecco cosa ne venne fuori. Disse Cagnazzo, un topo visto né prima né dopo, vieni con me in tribunale, io ti querelerò. Oh, che bel dì del giudizio, voglio levarmi sto sfizio, una giornata ideale, stavo annoiandomi un po'. Rispose il topo al bastardo, mister, con tutto il riguardo, senza giurati né giudici, chi voterà la mia sorte? Giurisprudenza è il mio pane, dice quella volpe di un cane, fidati in 4 e 4 11 e metto un verdetto di morte. Distrattona, disse il topo ad Alice severamente, che ti frulla in testa, eh? Scusami tanto, disse Alice con ogni umiltà, sei arrivato alla quinta curva se non sbaglio. Mi prendi in giro? Urlò il topo su tutte le furie. No, davvero, a zig zag, disse Alice precisina come sempre. Cerca di rigare dritto, disse il topo balzando in piedi allontanandosi. Mi stai oltraggiando con i tuoi nonsensi. Lenny Kask.